Buonasera, brava gente. Dove andiamo stasera? Dove vogliamo andare stasera? Stasera vi porto. Ci lasciamo portare, ci lasciamo portare verso valle, ma non proprio valle valle, eh. Eccoci qua, come state, brava gente? E allora, che si dice? Le buone azioni come vanno? Stiamo facendo queste buone azioni, ogni giorno una che illumina, la nostra vita. Una buona azione, andiamo incontro al Signore. Che viene con le buone opere. E allora, ascoltiamo questa pagina di Vangelo molto breve. Spero che si senta bene perché qui tira un po' di freddo. L'adorazione dei magi, perché credo che ci aiuti a capire anche il senso del. State, brava gente, ci affidiamo alla Madonna di Loreto, patrona dell'aviazione, no? Che ci aiuta a volare, a prendere il volo, a spiccare il volo. Poi è verissimo, ogni volta che ci confrontiamo con la bussola della nostra vita, la vita vola. Ricordatevi gli appuntamenti, quello dell'8 l'abbiamo vissuto, ma il 19 saremo a Ravello, all'auditorium di Ravello, alle ore 17:30. Quindi chi vuole si prenoti, sarà una bella serata. Presenteremo il libro Se tornasse Gesù insieme a me, il professor De Masi, e poi ci saranno due grandi interpreti, Giovanni Caccamo e come ospite il violoncellista Hauser. Vedremo se lo faremo suonare. Ma vediamo, quindi avvisate gli amici, ci vediamo a Ravello il 19. Sarò giù anche per un matrimonio, vabbè, ma questo ci lasciamo accompagnare dalle stelle. Buonasera, buonasera, brava gente. Eccoci qua, andiamo giù, andiamo. Andiamo avanti allora, andiamo avanti, brava gente, ascoltiamo. Saremo a scala anche il 12, l'amministrazione comunale mi ha chiamato per benedire il presepe che fanno anche lì, molto bello, sulla facciata del Duomo di Scala. Quindi il 12 sera alle 18, ma soprattutto il 19. Ma andiamo avanti, brava gente. Avvisate soprattutto i campani, gli amici di Angri, di San Marzano, di Napoli, di Salerno, molti di Caserta, se possono venire. Andiamo avanti, andiamo avanti. Di Mercato San Severino, so che ce ne sono molti anche lì, i parroci, ma ascoltiamo, ascoltiamo, poi dopo vi avviso. Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispose: sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Pochi versetti per dirci una verità molto forte, molto forte. Siete pronti a scrivere? Questa verità un po' ci mette in crisi stasera, brava gente, ma in la preparazione a Natale anche questo, Hanno fatto di lui quello che hanno voluto, Una frase fortissima questa, brava gente. E che cosa ci dice questa affermazione?
che molte volte il nostro credo è vissuto nel fare quello che vogliamo. A me viene in mente un'immagine che porto con me da tanto tempo, e cioè, che poi è biblica, quando Mosè a un certo punto, vi ricordate, si arrabbia con il suo popolo e dice: distruggete questo vitello d'oro. Vi ricordate, si erano costruiti un vitello d'oro, se lo caricavano sulle spalle e lo portavano in giro. E alcuni esegeti commentavano che quello non era un modo di adorare Dio, perché quel vitello se lo caricavano e lo portavano dove volevano loro. Vedete, guardate, noi stiamo arrivando qui a San Pietro, dove sta la chiesa dei Benedettini, e c'è l'immagine bellissima, questa, quanto quella che sta davanti alla basilica. I magi sono il segno di persone invece che non è che si sono poste il loro credo sulle spalle e l'hanno portato dove volevano loro. Erano anche scienziati questi re magi, uomini di scienza, uomini del sapere. No, hanno seguito invece la stella e sono andati dal Signore, cioè si sono lasciati condurre da Dio, non dove... E qui è l'immagine, cioè non dove vogliamo noi, lo portiamo dove vogliamo noi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto, ma è fare di noi quello che vuole il Signore, è l'opposto, e questo è bellissimo. Guardate che meraviglia, brava gente, guardate che meraviglia. E quei magi ci dicono questo, e se noi ci lasciamo portare dal Signore, cioè è Lui a orientare il nostro cammino, e allora cosa succede? Che noi prendiamo coscienza che siamo oro, che siamo incenso, che siamo mirra, cioè che siamo persone preziose, cioè siamo persone preziose. L'oro è prezioso, che siamo mirra, cioè siamo persone capaci di altruismo, di lenire le ferite, che siamo incenso, persone capaci di lodare, di elevarci, di elevarci sopra le tante mediocrità della vita, ed è bellissimo questo. Guardate che bella immagine, brava gente, quindi questa era un po', direi, la prima. Ed è bello anche il nome che viene portato di chi non ha fatto quello che voleva lui, ma si è lasciato condurre da Dio: Elia. Elia significa proprio il nome, passione per Dio, tant'è che lui sarà trasportato su un carro di fuoco. La vicenda di questo profeta, citato moltissime volte, è bellissima. Elia, passione per Dio. Elia significa anche il Signore è il mio Signore, bellissimo, E brava gente, vedete? E questo che cosa richiede? Richiede anche che noi abbiamo bisogno di saper leggere i tempi, di saper accorgerci di quello che la storia ci dice, quindi leggere quello che ci dice la storia, accorgerci di come la storia ci parla, e proclamare questa storia, Ecco, queste credo siano un po' le due indicazioni. La pennellata francescana a questo brano, i biografi scrivono di San Francesco. Francesco era solito ricercare luoghi solitari dove poter sentire più intimamente la presenza di Dio per poterla manifestare. È bello questo. L'ultima considerazione, che la nostra vita esiste per proclamare, per essere voce di questa parola, di essere voce anche con i gesti, brava gente. Volete essere voce e gesti di questa parola, brava gente?
Sì o no? Voglio sentire però, Vogliamo sentire? Voglio dire qualche sì, vogliamo essere voce e gesto di questa parola. Guardate che belli, gli affreschi della Basilica e i Maggi. Vedete, qua c'è questo pellegrinare, cioè sono loro che vanno dal Signore, non sono loro che prendono il Signore e lo portano dove vogliono. E c'è questo gesto del bambino benedicente. E andiamo avanti, brava gente, ok? E allora, come state? Leggiamo tre opere buone che abbiamo fatto. Vediamo un po' chi è che condivide l'opera buona, brava gente. Vediamo un po' chi è che la condivide. Mi fermo così posso leggere. Un'opera buona che abbiamo fatto, su. Sì, padre, queste immagini sono magnifiche, sì, ok. Vediamo se riesco a leggere. Vediamo un po'. Ecco qua, Gabriele. Ho pregato per una persona che non riesco ad amare. Bellissimo, bravo Gabriele, bravo. Eccoci qua. Un'altra opera buona, vediamo, vediamo. Chi è che la condivide, brava gente, Ho chiamato mia madre che non aveva... Brava, bravissima. Vediamo. Ho chiacchierato al telefono con un'amica ricoverata. Bellissimo, Bene, quindi abbiamo lette tre allora, Ho pulito e non ce l'ho fatta a leggere, vediamo un po'. Buonasera, sì, buonasera, brava gente. Andiamo avanti. Ho fatto la terza dose, brava, brava, di vaccino, bravissima, Eccoci qua allora. Come va, brava gente, Tutto a posto, Che ne dite? Che si dice? Tutto tranquillo? Andiamo avanti? Una preghiera per me e per la mia mamma, certo, certo. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, ci siamo? Vi ricordo che... Buonasera, eccolo qua, Ah no, da qui lo devo mettere, eccoci qua, brava gente. Vediamo un po' se ci riesco, eccolo qua. Buonasera, brava gente. Avete visto, oggi abbiamo saputo che è entrato nella classifica dei primi 10, e ci guiderà tutto l'anno, dal 1 gennaio in poi avremo questo strumento, lo potete ordinare, lo trovate in tutte le librerie, Mondadori, Feltrinelli, Edizioni San Paolo, e poi c'è sempre il nostro Alessandro, eh, 366 60 44 754, potete chiedere lì. Vi ricordo sempre che il 19 ci vedremo all'auditorium di Ravello, insieme ad Emiliano Amato e Simona Vanni, che condurranno, e poi ci saranno Giovanni Caccamo, il professor De Masi e Hauser, quindi sarà un bel momento, questo violoncellista, poi anche Giovanni Caccamo, un grande autore,
e presenteremo il libro se tornasse Gesù, quindi vi aspetto. E, alle 18, no, alle 17.30, ecco, non mi devo sbagliare. Poi il 12 sono a Scala, alle 18 mi pare, che benediremo il presepe lì, sarà un bel momento. E vado ai saluti, brava gente, non ci dimentichiamo niente. Se mi dimentico qualcosa, scrivetemi enzo@sanfrancesco.org. Non mi offendo, non mi offendo, va bene? E poi, eccoci qua. Andiamo ai saluti. Ah, se potete, vedete sempre condivido, che è una cosa buona. Concetta vorrebbe gli auguri per la sorella Elvira che fa 56 anni. Auguri allora, auguri Elvira, ogni bene. Poi Lucia vorrebbe gli auguri e una preghiera, oggi compie 48 anni. Lucia, ogni bene, coraggio. Deborah e la mamma Rosina, un saluto per la zia di 91 anni, Moretta, in ospedale. Coraggio, coraggio, non approfitto per salutare anche tutte le persone che stanno in ospedale, abbraccio tutte quante, tutti quanti, e avanti, passerà pure questa, vedete, ok? Poi Carmen vorrebbe gli auguri per l'amica Stefania, di Cagliari. Stefania, forte, ogni bene, avere un'amica è una cosa bella. Poi Nicola vorrebbe gli auguri per la moglie Luana e una benedizione per tutta la famiglia. Oltre ai loro figli Sofia, Francesco, Emanuele ed Elisabetta. E tutti insieme, coraggio, forti, 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 Poi, Annalisa vorrebbe gli auguri di buon onomastico per la cognata Loredana, Coraggio, coraggio, E poi, eccoci qua, sì. Annalisa vorrebbe gli auguri di buon onomastico per la cognata Loredana, abbiamo detto, nel giorno della Beata Vergine di Loreto. Forti, Poi Loredana Spinetti, coraggio, coraggio Loredana, forte. Andrea per il fratello Emiro, avanti, forte Emiro, e coraggio, vi affido al Signore. Poi Angelo Lofrano per il figlio Andrea che fa il compleanno. Andrea, avanti, insieme ai tuoi spegni le candeline, coraggio. Poi Lucia Zizzamia per la figlia Miriam di Stefano di Matera, saluto anche tutti gli amici di Matera. Ok, ci siamo, brava gente, eccoci qua, non mi dimentico niente, non mi dimentico niente. Faccio vedere un momentino questi colori dei palazzi di Assisi, eccoci qua, guardate che belli, E andiamo avanti, ok, brava gente? Buonanotte, brava gente, buona giornata, brava gente. Vi ricordo il 19 allora, ci vedremo all'auditorium di Ravello, passate parola se potete, alle 17.30 e andiamo avanti, brava gente, andiamo avanti. È una preghiera vicendevole, il Signore ci benedica e ci sostenga. Buonasera, brava gente, buona giornata, brava gente.